Il Vangelo in casa continua il suo percorso con noi il padre Roberto Fusco della Fraternità Francescana di Betania e con lui riflettiamo sulla 25esima domenica del tempo ordinario, una domenica singolare, c'è una storia in cui Gesù loda uno che è disonesto. Fammi capire. Guarda, è bellissimo lo sguardo che Gesù ha sulla realtà, che è una realtà senza fronzoli, senza nessuna sistemazione, così come Gesù conosce perfettamente il cuore dell'uomo. Però è un problema. Gesù dice che questo padrone loda la scaltrezza dell'amministratore infedele. Cosa significa? Significa, e questo è il motivo per cui Gesù racconta questa parabola, perché voi sapete trafficare, sapete trovare sempre una soluzione per le cose che sono, se vuoi, disoneste, e poi quando si tratta delle cose importanti, no? Cioè del vostro destino eterno, della vostra vita eterna, allora lì diventate fiacchi, senza iniziativa, non sapete mai cosa fare, non avete mai voglia, e diventate indolenti. Per questo Gesù dice: i figli delle tenebre sono sempre più scaltri dei figli della luce, e questo è vero purtroppo. Cioè, lui dice sostanzialmente questo esempio di disonestà in realtà è un esempio di scaltrezza che dovrebbe essere in un certo senso il modo di funzionare. Gesù non sta avallando il comportamento di un uomo, cioè non dice che dovete essere disonesti, però dovete essere scaltri, ed essere scaltri per le cose giuste, scaltri per il regno dei cieli. Guarda, tu sai bene, ci sono persone che si ammazzano e danno la propria vita per obiettivi che sono assolutamente futili, no? Mentre per quegli obiettivi per i quali vale davvero la pena vivere e anche morire, per quelli non abbiamo mai la forza, non abbiamo mai l'impegno, non troviamo mai il tempo. Tu pensa solo a questo, per esempio. Quante volte noi ci ritagliamo nella giornata un momento per la preghiera, per esempio, qualche minuto per stare con Gesù, per avere un momento, una relazione con lui. Vabbè, ma ci abbiamo da fare adesso. Viviamo in una vita frenetica. Certo, abbiamo sempre troppo da fare, e quello è il problema. Abbiamo sempre tante cose da fare, troppe cose da fare, però per le altre cose troviamo sempre il tempo. Per le cose che ci piacciono troviamo sempre il modo di trovare uno spazio. E per l'unica cosa che ci fa bene, perché ricordati, chi prega si fa del bene, per queste cose di solito non riusciamo mai a trovare il tempo, non riusciamo mai a trovare spazio. Ed ecco che quindi diventiamo scaltri, intelligenti, capaci, ma per cose che poi alla fine non ci riempiono. Nella comunità la preghiera è un elemento importante, è un elemento significativo, ecco. Non rischia di diventare anche lì routine, monotona? Ma sai, c'è un lavoro da fare che ciascuno di noi è chiamato a fare ogni giorno, no? Perché il problema è che noi purtroppo siamo capaci di abituarci anche alle cose più sante, e per cui è necessario fare questo lavoro. C'era un autore, Teofane il Recluso, che diceva: tutte le volte che tu preghi, fallo come se fosse la prima volta, come se iniziassi quel giorno a pregare come se non l'avessi mai fatto prima, perché l'esperienza di Dio è sempre nuova, e quindi la preghiera, che è il mezzo per vivere questa esperienza, deve essere ogni giorno fatta come se fosse un'esperienza nuova. Continueremo ad incontrare padre Roberto Fusco, nella prossima settimana sarà l'ultima puntata con lui, e con lui mediteremo sulla 26esima domenica del tempo ordinario. A voi tutti una buona settimana e arrivederci alla settimana prossima.